Tutti noi abbiamo sperimentato la paura, ma che cosa è? Soprattutto come possiamo vincere le nostre paure? Questa è Verità e Grazia. In questo piccolo video vorrei darti delle armi per vincere la paura. Iniziamo! Per affrontare la paura dobbiamo prima di tutto sapere che cosa è la paura. Secondo il dizionario, la paura è lo stato emotivo di ripulsione e di apprensione in prossimità di un vero o presunto pericolo. La paura consiste in un sistema di sicurezza che ci impedisce di esporci a situazioni pericolose. Ma cosa succede quando questa paura oltrepassa i suoi limiti? Allora potrebbe diventare un serio problema che può scaturire una malattia psicologica che finirà per controllarti, inducendoti a comportarti in un modo particolare. Tutti noi abbiamo sperimentato delle situazioni nuove che fino a un certo punto ci hanno fatto sentire un po' paurosi. Ad esempio, paura di fallire in un concorso di lavoro, paura di trasferirsi a un nuovo posto, paura di iniziare un nuovo progetto, paura di non sbagliare a scegliere la persona che sarà accanto a te tutta la vita, eccetera, eccetera. La nostra vita su questa terra, parlo ai credenti, possiamo paragonarla a una lunga strada. Una strada che sappiamo dove e come è iniziata e sappiamo anche dove e come finirà, ovviamente se siamo fedeli. Ma quello che non sappiamo sono quelle cose che si presenteranno durante tutto il percorso di questo lungo pellegrinaggio. Ed è qui dove la paura tante volte inizierà ad affacciarsi. Avere paura non significa che stiamo peccando davanti a Dio. Grandi uomini della Bibbia hanno sperimentato la paura e hanno lottato contro di essa. Mosè, davanti al bruno di fiamme, quando udì la voce di Dio, si coprì il viso perché ebbe paura di guardare Dio. Giosuè ebbe paura che il popolo di Israele non lo seguisse come fecero con Mosè. Abramo ebbe paura di morire a causa della bellezza di sua moglie e preferì dire che lei era sua sorella. Gedeone, le sue paure erano tante, nascondeva i cibi per paura dei nemici. Chiese più di una volta conferma a Dio della sua chiamata per paura di non vincere i suoi nemici. Poi mise davanti all'angelo di Dio delle scuse per evitare andare a fare ciò che Dio voleva che facesse. Il problema non è avere paura, ma lasciarci trascinare da essa. La paura ti porta a uno stato di debolezza. Quello stato di debolezza ti costringe a vivere limitato nella tua zona di conforto, perché non ti senti in grado di sperimentare nuove situazioni a causa delle tue paure. Il nemico, cioè il diavolo, si approfitta di questa tua paura e cercherà di attaccare e colpire quella tua debolezza, facendoti venire meno nella fede. Egli ti dirà che tu non riuscirai mai ad essere bravo come gli altri credenti, che questo percorso non è per te. Oppure ti mostrerà degli errori e cadute degli altri e ti dirà: se loro sono caduti, immagina tu, lascia perdere. Ci sono anche delle situazioni che ci circondano, che sono apparentemente più forti e più grandi di noi. In quel momento iniziano a venire dei pensieri negativi che non fanno altro che aumentare quella paura. Al capitolo 41 del libro di Isaia vediamo come Dio rassicura il suo popolo, dicendogli: io ti ho scelto dall'estremità della terra, cioè un popolo ultimo della terra, non conosciuto, piccolo, insignificante davanti alle grandi nazioni. Davanti a questa realtà, paragonandosi agli altri, Israele albergava la paura, ma il Signore gli disse: tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Dio non vuole che i suoi figli vivano chiusi nella paura. Ed è per questo che Dio vuole rassicurarti con questa piccola riflessione. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo, e vuole portarci dalla sua mano per farci vedere la grandezza della sua potenza. Eliseo, un profeta di Dio, ad un certo punto si trovò circondato dall'esercito siro
dove lo dovevano prendere e portarlo dal loro re. Ma questa situazione non lo fece spaventare. Quando il suo servo vide i soldati, i cavalli e carri armati, gli disse: «Oh mio signore, come faremo?» Eliseo gli dà questa risposta: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Quanta fiducia troviamo in questo uomo di Dio. Che cosa aveva Eliseo che lo faceva stare tranquillo in mezzo a una situazione di estremo pericolo? La stessa cosa che spinse il giovane Davide a lottare contro il gigante Goliat. La stessa cosa che aveva Sadrach, Mesach e Abednego nella fornaccia ardente. La stessa cosa che spinse la regina Esther a presentarsi di fronte al re Assuero. Ovvero la fede e fiducia in questo Dio così potente che abbiamo. Dio non è un uomo da poter mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Quando Dio dice una cosa, la fa, e quando parla, mantiene sempre la sua parola. Non temere, io sarò con te, dice il Signore. Quindi questi momenti di paura arrivano e arriveranno ancora su di noi, ma noi dobbiamo dire, come disse il salmista, nel giorno della paura, io confido in te. Ci saranno delle persone che cercheranno di farci del male e provocare le nostre cadute, ma la parola dice: il Signore è per me, io non temerò. Che cosa può farmi l'uomo? Sperimenteremo dei momenti in cui sentiremo la morte quasi vicino a noi, sia per una malattia, una pandemia, una minaccia di morte, ma la sua parola ci dice: quando anche camminassi nelle valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Attraverseremo dei momenti in cui tutto sembrerà buio intorno a noi. Tanti torneranno indietro, si arrenderanno davanti al buio della notte, ma noi abbiamo la sua parola che dice: il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Se ti devi trasferire, sia per lavoro o per altri motivi, e sai che è Dio che ti sta aprendo quella porta, il Signore ti dice: non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Ci sono tanti momenti, situazioni varie che provocheranno delle paure di non saper che cosa fare. Ma la sua parola dice: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Sai che cosa devi fare? Riempi la tua vita dell'amore di Dio, perché nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo, quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Ci saranno anche delle situazioni che non solo ti faranno provare paura, ma addirittura provocheranno di peggio, ma la Bibbia dice: ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto. Mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Ed ecco il segreto per vincere la paura: sapere in chi abbiamo creduto. Essere consapevoli che Dio è con noi ed è per noi un alto rifugio. Ma per avere questa fiducia e questa consapevolezza dobbiamo cercare il Signore. Il salmista diceva: ho cercato il Signore. E questo sarebbe il fatto. E il risultato: Egli mi ha risposto e aggiunge, e mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Ricerca, risposta, vittoria. Il Signore non vuole che il suo popolo, la sua Chiesa, sia presa dalla paura, perché Lui ha vinto per noi sulla croce. Ha già alzato la bandiera della vittoria. Il Signore vuole invece che la sua Chiesa prenda possesso di quella vittoria. Noi siamo parte del suo esercito. E l'esercito del Signore non può mai perdere una battaglia, perché colui che va davanti a noi è Gesù Cristo, il vincitore, il Figlio di Dio. Sappi che il più grande nemico che abbiamo in questo percorso cristiano è già stato sconfitto da Gesù. Sapete perché il nemico riesce a mettere ancora paura nei cuori di tanti credenti? Semplicemente perché non si alimentano della parola di Dio e non si rifugiano
nella preghiera. Perché non si tratta soltanto di dichiarare vittoria, come si insegna oggi in certi posti. Dichiara vittoria, dichiara guarigione, dichiara prosperità. No, si tratta anche di stabilire e di mantenere un rapporto stretto con Dio tramite la preghiera. Ma visto che non hanno questa intimità con Dio, sono facile preda da essere trascinati dalla paura. La paura degli uomini è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro. Io ti incoraggio con l'amore del Signore a tornare alla vera comunione con Dio, a passare del tempo con il Signore nell'intimità della preghiera e vedrai che la tua vita sperimenterà dei cambiamenti positivi. Esci da quella gabbia di paura, perché il Signore vuole farti vedere la potenza della sua gloria. Dio ti benedica.